Manca solo l'ufficialità per, possiamo dirlo, non c'è due senza quattro per il quarto mandato del sindaco ormai De Luca, insomma una bella soddisfazione. Beh, veramente io ringrazio tutti, ringrazio indistintamente tutti i cittadini di Nonopello che ancora una volta mi danno questa grandissima fiducia, una fiducia che non ci si aspettava proprio perché è stata anche essa una grande battaglia contro due liste messe assieme, quindi diciamo la soddisfazione è stata doppia. Addirittura li abbiamo anche raddoppiati in tantissime sezioni, quindi ci aspettiamo l'ufficialità di questa nuova proclamazione. Sono al quarto mandato, mi fa veramente piacere, ringrazio i miei candidati che sono dietro, che hanno fatto un grandissimo lavoro. Ecco, poker di mandati, ma l'entusiasmo, la voglia di continuare, da dove viene? Ma viene da tutto il lavoro che abbiamo fatto, sicuramente hanno premiato il grandissimo lavoro fatto da noi, perché anch'essa, essendo una lista di centrodestra con anche i candidati indipendenti, siamo riusciti a sconvincere due liste che si sono messe insieme e anche parte della Lega che stava con loro, quindi la vittoria è stata strepitosa. Ripartiamo dai grandi lavori che abbiamo fatto, perché abbiamo dato un grande segnale alla città di Nonopello che dopo 10 anni di amministrazione di centrosinistra riparte con noi, ma soprattutto riparte con un bilancio corretto, forte, grazie all'assessore Costantini che purtroppo non si è ricandidato per motivi suoi personali. Se ci fosse stato anche lui avremmo sicuramente incrementato questi voti. Ecco, appunto, quali sono i progetti che continuerete, che sono già in cantiere? Ah, in cantiere abbiamo tantissime opere, sicuramente la zona delle Condrate, stiamo asfaltando tutte le strade, siamo arrivati in ritardo, ma da adesso a un mese si farà tutto, penso di fare tutto. Abbiamo bei finanziamenti dello Stato che ci sono appena arrivati, parliamo di milioni di euro e soprattutto vogliamo fare con i fondi del PQ questo parco che per 10 anni era stato abbandonato, ma grazie alla Regione Abruzzo siamo riusciti a recuperare circa 6 milioni e 7 di investimenti che faranno la nostra città un amore assoluto. Per quanto concerne invece i progetti ex novo? Ex novo abbiamo, diciamo, la scuola nuova Manopello Paese che entro fine anno dovrebbe partire i lavori, una scuola di 3.275.000, quindi parliamo di importi importantissimi. Poi abbiamo una piscina che dovrebbe sorgere qui proprio accanto a noi, che sarebbe il sogno di tutti quanti. Ecco, appunto, comunque la res pubblica vuole che tutte le forze convoglino nell'unione, come dice anche la vostra lista, tutti uniti per Manopello. Come sarà il rapporto con le forze di minoranza? Ah, il mio rapporto è stato sempre, diciamo, molto disteso e chiedo una collaborazione anche da parte dell'opposizione, perché se loro, nonostante i numeri li avessero, hanno perso per questo motivo, perché non c'è stata mai collaborazione, hanno fatto sempre ostruzionismo dentro i consigli comunali e quindi questo non li ha pagati e li ha, diciamo, fatti perdere nuovamente. Possiamo chiudere, questa sera si festeggia. Ma dobbiamo festeggiare, il naturale, una festa molto sobria, perché bene o male siamo sobri di carattere, siamo moderati di carattere. In bocca al lupo. Grazie, tante grazie e saluti a tutti, grazie.